Ciao a tutti, ciao Romè, benvenuti da Gigirin in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa avevamo interrotto in una maniera un po' brusca, diciamo, perché il gioco mi si era bloccato ragazzi. Ci ritroviamo per cui qui, mi sa che dovrò di nuovo andare a parlare con quei due brutti ceffi ragazzi che impediscono l'accesso al magazzino. Ma è una cosa che insomma rifacciamo nel giro di un minuto, non è che ci vuole tanto tempo. Ok, l'altra volta ragazzi non avevo fatto caso al fatto che questo qua ha detto perché non lo urli a cat, cioè ha concusato un nome, però un nome che non abbiamo sentito prima d'ora, per cui magari era l'opzione che si poteva sbloccare incontrando qualcuno, cioè non lo so. Allora è arrivato il momento di parlare con questo tizio. Devo entrare nel deposito, così c'è proprio bam, proprio diretto. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all molto piacere, molto piacere. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Mm-hmm. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff? Mi è stato chiesto, caro. My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Che cosa sa del caso degli Hawkins? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. Oh, I wasn't okay. On the case. Non ci sei per niente utile, right? In pratica. Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's ecco. Dangerous. È possibile che tutti mi vogliono impedire di arrivare? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Oh. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ok, proverò a ricordarlo. Qualcuno di voi ragazzi mi ha detto che questo gioco è stato effettivamente doppiato in italiano e però qua ragazzi dalle impostazioni non è possibile cambiare la lingua audio. Non mi chiedete perché, perché comunque qua il gioco è in italiano, non è che è stato comprato chissà dove, per cui boh, andiamo un po' a capire. Va bene, allora non ci resta ragazzi che trovare un altro ingresso per questo benedettissimo deposito. Proviamo a fare il giro di qua ragazzi e vediamo se da questa parte c'è un qualche accesso. Salve buon uomo, salve. Ma possiamo parlare con questo tizio? Sì. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Ecco. Come mai sono dei contrabbandieri? Scusa tanto, ne? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Okay. Thank you. Grazie per l'indicazione. I shall take my leave. Oh ragazzi, allora qua c'è un ingresso. Vediamo. L'abilità fiuto consente di individuare gli oggetti nascosti nei paraggi. Una volta, ecco, non ho fatto in tempo a finire di leggere. Attenzione, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. E questo? Questa leva attiva un congegno. Wow, grande Ed. It must come from these old winches. Grandissimo. Allora, quindi sarebbe a dire che quando c'è quel punto interrogativo che lampeggia qua intorno c'è la possibilità di trovare qualcosa. Qua possiamo addirittura salire, ragazzi, al piano di sopra. Vediamo un po' che cosa siamo in grado di trovare. Ok, qua ci va la... Sì. Qua ci va la leva, assolutamente. Montala pure, mio caro. Possiamo azionarla? Possiamo azionarla, scusa, ne? Ma è così difficile azionare una leva? Vabbè, per adesso fatemi vedere se riesco a trovare qualche altra cosa, ragazzi. Perché questo punto interrogativo continua a lampeggiare con una certa insistenza. Per cui magari c'è qualcos'altro qua intorno. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Caspiterina, dovremmo portarlo in un museo, magari ce lo pagano bene. Che dici, Ed? Che ne dici? Attenzione! Questa parte permette di alzare e tenere sollevati carichi pesanti senza correre nessun rischio. Fantastico! Però questo coso continua a lampeggiare, ma che veramente? Oh, ma che vuoi che trovo più di quello che ho già trovato? Tu sia maledetto!
It looks like there's a way in under this. Sì, questo l'avevamo capito. Ed, non mi dire ovvietà, Ed. Dobbiamo tirare questa leva. Vediamo un attimo se adesso con sto cricchetto montiamolo un po'. Ci serve altro? Ah, ci serve altro, ragazzi. Non è finita qua. Attenzione, attenzione. E quanto pare cercare oggetti nascosti nei paraggi. Attenzione, Ed, la tua vista acuta ha trovato anche questa ruota dentata. Ok, aspettate, come lo spengo adesso l'accendino? Aha, col triangolo, ragazzi, si può accendere l'accendino, che può essere una degna fonte di luce per quanto piccola. Ok, poi quando c'è sta la spunta sul punto interrogativo significa che abbiamo trovato tutto quello che dovevamo trovare. Per cui montiamo pure sta ruota dentata e adesso forse coraggio. Looks like everything is in its place. Sì. All I have to do is turn this handle. Esatto, potevi anche evitare di dirlo a te stesso, capito? Cioè, nel senso, è tutto ok. E giri la manovella, non è che te lo devi sta a spiegare, capito? Ammazza, ma che è? Quella fumella verde là sotto, non è che è molto invitante, eh? Cioè, non è che è proprio incoraggiante ad andare qua sotto, effettivamente. Che c'è sta qua dentro? Acido muriatico, che caspita c'è sta? Perché è tutto così schifosamente, Madonna Santa, verde, ti renderei conto, amico, che qua dentro l'aria non è respirabile, è vero? Oddio, sta per morire, ragazzi. Sta per morire. Medicina? Smoke. It's coming from this oil. Ok. I hope it's not toxic. Cioè, la tua tosse non so se la dice tanto bene, ti dirò proprio la più sincera verità, amico mio. Se provassimo a camminare accucciati... No, non è che cambia molto. Vabbè, in pratica dobbiamo decidere di morire. Questo mi sta da di. Ok, accendiamo pure l'accendino perché qua dentro non ci si vede. Allora, qua non si può andare proprio da nessuna parte. Cioè, io sono venuta fino a qua perché cosa? No, diciamo, cioè, parliamoci seriamente adesso. Io sono scesa qua sotto. Ah, si può andare allora ancora più in profondità. Per quanto la cosa non mi piaccia. Ah, c'è pure dell'acqua. E certo, facciamoci pure un bagnetto già che ci stiamo, no? Tanto che differenza fa, voglio dire. Una bella rinfrescatina. What the fuck? Oh, oh, oh! Ma che cazzo? Salvato la partita e ci staremmo chiedendo tutti in sala cosa diavolo fosse. Sembrerebbe essere stata semplicemente tipo un'alga, però visto che te l'hai vista come dei tentacoli poliposi, ci stiamo chiedendo tutti se era davvero un'allucinazione o non lo so, perché il dubbio viene, capito? Cioè, ti trasporta tipo in un'altra dimensione. E questi? This is primitive. Ah, sì, a questo ci potevamo arrivare anche noi, wow. Guardate questi omini come sono fatti bene, ma che carini, che stanno facendo? Non lo so, non si capisce tanto che caspita stanno a fa. Vabbè, andiamo di sopra. Mi chiedo dove ci porterà mai questa scala. Siamo dall'altra parte, ragazzi. Possiamo finalmente addentrarci verso il deposito 36. Oh, this place stinks. E ciao. Abbiamo guadagnato pure un punto personaggio, ce ne abbiamo 3 a disposizione, ragazzi, per cui direi di provare ad aumentare di 1 il fiuto, di 1 la psicologia, ragazzi, ecco, anche se non sono arrivata ancora al livello 3, e dopodiché, ah sì, comunque per passare ai livelli, vedete ragazzi che servono diversi punti personaggio, per cui non è che si va di uno in uno. Vabbè, giustamente, se no sarebbe troppo facile salire di livello. Le abilità di medicina e occulto si possono potenziare solo grazie agli oggetti scoperti nell'ambiente. Perfetto, per cui su questi 2, ragazzi, non si devono utilizzare i punti personaggio. Direi
Direi di darne un altro alla psicologia, ragazzi, visto che ci siamo. Qua, ragazzi, c'è anche la categoria sanità mentale, per ora dice stabile. Avendo fiducia nelle tue abilità e nella tua logica cartesiana, conduci le indagini attenendoti ai fatti, alle tue convinzioni, alla tua percezione della realtà. Le tue conclusioni sono ancora per adesso, logiche affidabili. Attenzione, la città sommersa. Mentre per usare il deposito, Percy sta entrato in una galleria parzialmente sommersa sotto il molo. Lì qualcosa ha afferrato il suo braccio, trascinandolo sott'acqua. Visto immagini di corpi umani e animali anche in una città sotterranea. What the hell? Qua, ragazzi, abbiamo a disposizione anche le schede dei vari personaggi che andiamo incontrando. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Bella domanda, Ed. Ce lo stiamo chiedendo tutti, Ed. Tu non preoccuparti, Ed, ci siamo noi insieme a te, che crolleremo nella follia più totale. Ammazza che volo, ahia, per entrare in uno scenario di ricostruzione tieni premuto L2 e R2. Attenzione. Opla. Ok, ragazzi, siamo nello scenario di ricostruzione, per cui immagino che potremo, cercando vari indizi, ricostruire quello che è successo. What happened here? Qualcuno ha spaccato un vetro perché era arrabbiato, era furibondo e per quale strano motivo questo? Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like this? Ah, ci ha voluto dire, gli antidolorifici costano tanto, ma perché stai in un posto così schifoso se questo qua c'ha i soldi a It smells as bad disposizione? as it looks. Ah, che schifo, ci abbiamo appena messo i piedi dentro. Spero che tu non abbia indossato le scarpe Can't nuove, sleep. giusto quest'oggi. I know how that feels. Quindi ci sono dei sonniferi, medi antidolorifici. Qua c'è un articolo che non ci fanno analizzare. Bello! Is Bello this one of davvero! Sarah Hawkins' paintings? Per lasciare una scena di ricostruzione tieni premuto, per cui di nuovo aspettate, ma non posso analizzare altro anche, non ci What is this affrettiamo picture of troppo. Charles and Sarah Hawkins doing Perché here? erano sposati. Vabbè, se il deposito degli occhi. Oh, qualcuno, ragazzi, dormiva qui. Qualcuno viveva qui. Ma perché? Perché stare qui effettivamente? Allora, penso di aver analizzato, ragazzi, tutti gli indizi a nostra disposizione. Comunque, chi stava qui non stava tanto bene. Per cui lasciamo anche lo scenario di ricostruzione e vediamo a che conclusioni arriva il nostro Ed. Ok, nuovo indizio memorizzato. Abbiamo ispezionato il deposito. Questo, tutto questo è davvero molto interessante. Madonna santa, in che condizioni sta questo posto, ragazzi? Che schifo, ma ci sono pure resti umani, che è sta roba? Ok, devo dire che è inquietante, eh? Devo ammettere che è tutto schifosamente inquietante. Qua ci sono bende, sangue, ragazzi. Oh mio Dio, ma che diavolo è successo qui dentro? Qualcuno è capace di spiegarcelo? Ed, non hai ricostruito niente! Per cui, ragazzi, qualcuno che non avrebbe dovuto stare qui era effettivamente. Oh, And merda. whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Salve. Yo, don't move. Sì. Detective Pierce. Sì. I told you to stay away from this warehouse. Oh. No, minacciare no, minacciare no. Facciamo squadra, oddio. Proviamo a testare psicologia, ragazzi. C'ho un po' di dubbi. Questo qua non mi sembra un tipo che si fa convincere tanto facilmente. Io direi, proviamo. Questo caso non è per nulla chiuso a Wound gente. up? You mean messed up? Dog. We don't take no lessons from the likes of Beh, you. certo. We do our job carefully and fairly. Sicuramente No stone was left gente. unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. Okay. So you confirm that it was removed from the crime scene. Ecco. Vedete che ha già cambiato I'd like to go espressione and il see the tipo, mansion. ragazzi. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Prego, prego, agente. This guy went right under your nose. Infatti, cioè, dormiamo? Damn it.
Oh merda, è questa che vuole adesso. Questa stava dentro al bar, ragazzi, ve la ricordate, sì. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Who are you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing? Accanto a lei, ragazzi. I've got my eye on you. We'll meet again. Mi sto a cagare addosso. Ma chi ti conosce? Ma cosa vuoi da me? Look behind you, at the top of the ridge. Vediamo un po', sto bellissimo posto. That's the Hawkins Mansion. Come on. We got some driving to do. Wow, incoraggiante anche questo. Sembra la casa della famiglia Adams, ragazzi. Villa degli Hawkins, perfetto. Chissà perché, ragazzi, questo posto veramente non mi ispira a niente di buono. Cioè, no, guardate già solo l'aspetto di questo posto. Come può ispirare qualcosa di buono e di positivo questo posto? E penso sia letteralmente impossibile. Andiamo, va. Eppure notte. Tanto per cambiare, non potevamo andare a farci una dormita e andarci di giorno, no, vero? No? Oh, Gesù. No, va bene. Ok. Ci addentreremo in questo posto da incubo di notte. Certo. Siccome non era già abbastanza spaventoso. Oddio, chi c'è? C'è qualcuno lì. Signore, ci faccia strada, ma ho come l'impressione che lei non ci accompagnerà lì dentro, vero? Ci farà andare da soli come dei cani. Hawkins Mansion. Ammazza, oh. Che meraviglia. Eccoci qua. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester. Ok, vediamo un pochettino che abbiamo a disposizione. Ci si è sbloccata l'opzione di dialogo, in quanto appunto non è il primo che ci parla di Winchester. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Sì. Is there anything else you want to ask me? Ah, mi accompagnerà dentro, davvero? Chiediamo qualcos'altro. Credevo che la villa fosse bruciata nell'incendio, effettivamente. Io avevo capito così. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant. Ma va, non è che ci vuole un genio, quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. Meglio non provocarlo allora da sto punto di vista. Are we gonna take a closer look at this mansion or do you have Insiste, c'è tutta sta voglia di entrare qua dentro, cioè, figlio mio, aspetta un secondo. Certo che conosce bene questo posto. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. No. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Strano che lei si impegni così tanto. Sapete, di solito sti tipi se ne lavano le mani. C'è qualcosa che devo sapere? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Bene. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man. Caspita, incoraggiante anche questo. A sad old man doesn't worry me. Ha detto che è robusto, che è vecchio. If you don't want to listen to my advice, we might as well go.
right? Sì, va bene. Va bene, ragazzi, dai, direi che abbiamo già chiesto abbastanza. Night falls quickly here. And I want to be able to see when we arrive. I'll go with andiamo, you. Andiamo, if only to reassure Silas. Ok. Accetta, sì. Why not? You can help. Right. Io da sola là dentro non ci entro. Grazie, Bradley, è così gentile. Di accompagnarmi lì. Cosa c'è lì? Il cimitero, tipo? Ah, si entra da lì? Davvero? Perché sta andando di qua? Non si può salire da qua? Vabbè, non lo so. Direi di seguire Bradley, visto che conosce così bene questo posto. Madonna mia, questo posto, a parte che è enorme, ragazzi, è assolutamente immenso. Vediamo un po' cosa c'è qua. 1693. This house is much older than it's... Caspita, prima del 1700, è vecchia, sì. Ehi, aspettami! Aspetta un attimo, io ti ricordo che sono un investigatore e devo ficcanasare in giro, eh. Non mi mette tutta sta fretta, per l'amore del cielo. Perché questa musica? Ma perché mi ha portato al cimitero? Scusa, zio! Non volevi accompagnarmi dentro? Mannaggia la miseria. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Vabbè, ce li metterà sto Silas, probabilmente, no? Qua ci sono dei vasi rotti, perché? Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Allora, I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? Ci sto pensando, che tomba strana. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Okay. Let's go to the mansion. Non ho ancora analizzato questa di tomba. Poor kid. I didn't expect to set foot back here after the burial. Ah, ok, prego, what prego. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? Steal a burnt painting. Bella domanda. Such a thing. Let alone allowing it. Eppure qualcosa è successo qui, eh. Lord, have pity. Ma perché dovrebbe farlo? Cioè, che interesse avrebbe nel farlo? Comunque, appunto, questo insomma, ragazzi, aspetto è interessante, perché i fiori sia sulla tomba di Sara che del piccolo Simon sono perfettamente intatti, mentre i vasi, i fiori sulla tomba di Charles Hawkins, ragazzi, sono stati letteralmente distrutti, per cui questa cosa potrei dire che è abbastanza interessante. Caro Bradley, mi dispiace, ma io non c'ho più il tempo da perdere. Io mi avvio verso la villa, va bene? Alla fine mi ha detto che mi accompagnava. Vedrete, ragazzi, che resteremo lì dentro da soli. Già possiamo immaginarcelo questo, eh? Bradley, lei faccia pure con comodo. Tanto, insomma, immaginavo che alla fine questo sarebbe successo. Cioè che sarei rimasta... Ah, ok, vabbè, quindi qua il cammino era pure chiuso, tra l'altro, da questo tronco caduto. Ormai questo posto, ragazzi, è totalmente distrutto. Vediamo cosa riusciamo a trovare qua in giro, visto che comunque in questo gioco l'investigazione è così importante. Cerchiamo di non lasciarci. Non pensavo dovessi venire di qua. Oddio. Whoa. Oh. You are trying to force the door, you nosy prick. No, easy, sir. No. Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We got them. Dump them into the ocean. No, signore. Lei si sta sbagliando. Ha preso un granchio. You're Mr. Winchester. Okay. Lower that axe. Stia calmo. Let's talk calmly. Non ho intenzione di fare del male a nessuno. I'll show you. E di fare out, niente di male. Water. Stia calmo, signore. Ah, c'è il tempo, ragazzi. C'è il tempo. Non profanare questo luogo. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. E allora posi quell'ascia, no, per tragedy. Favore. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood? I'm listening. Okay. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started.
No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Ok, proviamo con questo. Non è che hai bisogno di questa chiave. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. Siamo quasi. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Okay. Take the key and do what you have to do. Il terribile vecchio. Go on, then. Just to get rid of you. Okay, siamo... Let's see what more I can learn from this mansion. Siamo riusciti a convincerlo, ragazzi, a darci la chiave. Questa cosa è sempre molto interessante, ragazzi, il modo di poter interagire con i personaggi, perché avete visto che c'era l'opzione anche di usare la forza, di portarli via l'ascia, però probabilmente le cose sarebbero andate in modo totalmente diverso. Per cui, caro Bradley... Shall we, Anna? Sì, sì. Now that you finish your fun and games with Silas... We can perhaps inspect the mansion. Ma... You're right. Sì, ha detto che la villa non è sicura. Chissà che diavolo voleva dire, ragazzi. Entriamo, va. Let's take a look inside. I'm with you. Ok, grazie Bradley, grazie. Wow, siamo già nel capitolo 3. Quell'ombra lì non mi convince per niente. Si vede che è un'ombra. So che l'avete messa lì apposta per farmi cagare addosso, la vedo. Follow me. I know the place. Bene, allora mi fido di lei. Bella domanda, come fa ancora a funzionare semmai? E perché le lampade emettono questo amabile fumo verde? Ok, questo posto direi che è abbastanza inquietante, ragazzi. C'è ancora del cibo addirittura. What does this tell me? Ok, possiamo entrare nella ricostruzione, ragazzi. Attenzione, Bradley, tieniti forte! Perfetto, eccoci qua, ragazzi, nella scena di ricostruzione. Per cui ficcanasiamo dovunque sia possibile ficcanasare. Qua c'è un piatto rotto e questa cosa non so se mi suggerisce qualcosa di buono. Una sedia rovesciata in terra. E questo arrosto cosa ci dice? What kind of meat is this? Se hai qualche dubbio sul tipo di carne, comincio a temere qualcosa di strano. This place is for the head of the family. Ok. Charles Hawkins. Perfetto. Che si è alzato con violenza facendo rovesciare la sedia. Ma perché mai avrebbe dovuto? E qua cosa è successo, Ed? The boy was probably here. Okay. Smashed his plate on the floor. Ok, e perché mai avrebbe dovuto farlo? Forza, Ed, continua a sprisciarti le meningi. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Interessante, interessante. Something happened at this table. An argument? Allora, questo è interessante. La donna non ha mangiato la carne. Il bambino, ragazzi, ha gettato addirittura il piatto a terra. Cosa gira attorno a questa carne? Cos'ha questa carne che non va? Usciamo, Bradley, sto tornando da te! Hey, Pierce. Eh? Working, officer. Sì, esatto. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Va bene. Ok, perché fuori c'è... Ah, c'è pure il temporale. Guarda caso te che ce ne vesta il temporale. Aspetta, Bradley, non mi lasciare da solo, ti prego. Per favore, almeno fino a quando posso avere un compagno di viaggio. Let's see if I can find something that comes missed. But it was already too late for the Hawkins. Bene, quindi l'incendio c'è stato qui, ragazzi. Non si è diffuso nel resto della casa perché a quanto dice Bradley si è riuscito a contenerlo. Però qua qualcosa puzza veramente di merda. Allora, cerchiamo i vari indizi. Allora, qua per terra c'è una sagoma. The child's corpse left a trace. Where are the others? Ah, ecco, effettivamente. Allora, qua sotto cosa c'è? Was Charles Hawkins a heavy drinker?
Già quando esce, ragazzi, questo aspetto qua, le cose cominciano a puzzare proprio tantissimo, le pieghe di merda. Did it stop at the time of the fire? Bella domanda, Ed, se lo sapessimo. Lampada olio distrutta. Why? Perché qualcosa è successo. Oddio santo, il marito la voleva picchiare per caso. Qua, per terra cosa c'è? Una scarpa. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Bella domanda. Qualcuno, il marito, ragazzi, le ha fatto del male. Poi in qualche modo si è scatenato sto benedetto incendio. E qua c'era il quadro. Attenzione. How come it didn't burn? Beh, infatti, cioè che fosse soltanto leggermente affumicato, questa è la domanda, insomma, che ci balena in testa. Abbiamo trovato tutti gli indizi. Torniamo da Bradley. Possiamo tornare da Bradley? Non mi fa uscire, ragazzi, attenzione. Non possiamo uscire manco dalla stanza, mi sta sfuggendo qualcosa. Ah, ecco. Did someone escape the fire? Ah, interessante. Qualcuno si è salvato? Non è che è quello stronzazzo del marito, no? Dai Ed. This lamp was thrown. This was no accident. Ah. This was a fight. Sì, decisamente, sono d'accordo. Ed, continua così, continua a far lavorare le tue celluline grigie. E poi a desperate attempt to flee. Ma gli altri due corpi allora che fine hanno fatto? Oh? E questo? And the boy. So, detective. What do you make of it? L'incendio non è stato accidentale, Bradley. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Che hanno litigato e I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? Quasi. There's quasi only sicuro. One way to be sure. Ah. Oddio. E qua? Cosa c'è? Perché hai aperto di qua, scusa? I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Ok, stia tranquillo, Bradley. Non si preoccupi, Bradley. Farò attenzione, Bradley. Allora, pure qua ci sono franchi, ragazzi. Franco e franchesse che vanno tranquillamente in giro sul luogo del delitto. Poi, effettivamente, gli altri corpi in docazza non la stanno. Qua cosa c'è? These bandages are covered in dried blood. But whose? Che ne so, qua il test del DNA, attenzione, che qua, ragazzi, c'è la possibilità di trovare altri indizi. Bradley! Aspetta, Bradley, che qua ci sono altre cose che posso trovare. Fermo là. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. Ok, interessantissimo, molto utile alla nostra indagine, direi. Bradley, è molto andato Bradley, io già mi sono persa, ragazzi. Mi sa che è andato di là. Solo che qua c'è la possibilità di trovare altri indizi. Qua tutto sbarrato. Qua possiamo aprire. This door is blocked from the outside. Ok, oddio. Allora, i temporali, ragazzi, non sono mai qualcosa di buono, mai. Oddio, dove è andato Bradley, ragazzi? Comunque gli indizi si trovano dentro sta stanza. Questo è poco ma sicuro. Dove stanno sti benedetti indizi? The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. Raga, vi giuro che non riesco a trovare niente. Nient'altro in questa stanza. Oh, ecco qua. Piede di porco. È probabile che appartenga a Silas. Could prove useful. Perfetto, ok. Quindi questo era l'indizio che ci interessava trovare? Bradley! An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Wow, edizione originale, che figata! Ah, sei qua, Bradley. Tu sia maledetto. Perché vai in giro da solo e mi lasci da solo? Che hai da dirmi? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ah, ok, molto utile, direi. Vediamo un attimo, ragazzi.
Qua c'è un ritratto di famiglia. Vediamo cosa c'è di interessante qui. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Riguardo la caccia alle balene, Moby Dick, ma probabilmente sì. Looks like the Hawkins kept it more for decoration. Vabbè, in quante case ci stanno pianoforti giusto a scopo decorativo? In un sacco di case. Cioè, perlomeno una volta magari, adesso non è che uno si metta a comprare un pianoforte così totalmente random. Qua c'è più niente. Sembrerebbe anzi di no, che non c'è sta più niente. Non vorrei perdermi... Gesù, che paura! Non vorrei perdermi dettagli, ma qua appunto c'è un ritratto di famiglia. Proviamo ad andare lì sopra, visto che ci siamo. Bradley, tu fai la guardia. Fai la guardia di sotto, ok? Ok, qua non c'è niente. Qua invece... niente, foglie totalmente random, che non ci interessa vedere. E qua? There's something disturbing about this painting. Ma in quale dipinto non c'è qualcosa di inquietante, direi, no? There's something disturbing sì, about sì, sì. C'è anche in questo teschio che hai messo qua, se è per questo, Ed, se non lo avessi notato. Effettivamente, qui. 20,000 leagues under the sea. Another story sì. About the mysteries of the deep. Sono tutte collegate queste cose, collegate comunque dal tipo dal mare, dall'oceano, da quello che diavolo è. Possiamo aprire? Sembrerebbe di no. Possiamo andare di qua. Qui c'è qualcuno. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Chiamare la polizia. Accidenti, infatti, cosa avrà mai fatto di così terribile? Qua c'è la scala che prima era bloccata, ragazzi. Non lo so. Ok, allora. Sti lampi che oscurano la casa. Continuano ad angosciarmi, va bene? Locked. Perfetto. Chiusa. Sarà chiusa anche questa, suppongo. Ah, no. Ok, perché quella musica? Boys room. Ah, sì. Ah, perfetto, ok. Possiamo analizzare anche questa meravigliosa camera. Ecco, mi sta così già un attimino diverse sti disegni. Perché non li analizzi, Ed? Ti rendi conto che non sono normali per un ragazzino così piccolo? O vogliamo davvero parlarne? Oddio! A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Perché faceva quei disegni così orribili, semmai, direi, no? Ok, che libro è? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Ok, questi io continuo a dire che bisogna analizzare sti disegni, Mad se ne frega altamente. Oh no. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. Caspita. What was wrong with this family? Madonna, ma che veramente davate sti sonniferi a un bambino così piccolo? Ma stiamo scherzando? Era ora che volessi analizzarli. What nightmarish vision could have inspired them? Bella domanda. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Che spero non arrivi a terrorizzare anche noi, effettivamente. vai. Che meraviglia, i disegni non ci sono più. Attenzione, c'è qualcosa qua? The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Ah, c'è il diario personale di Simon. Sembrava preoccupato per sua madre e i suoi attacchi. Sembra anche che la situazione di coppia degli Hawkins fosse fatta piuttosto tesa. Accidenti, per cui... appunto, non era una cosa soltanto di quel giorno, ragazzi, ma questo... anche questo, insomma, poteva risultare abbastanza ovvio, direi. Va bene, e se continuasse ad andare di qua... qua c'è qualcosa da trovare. Eccolo qua. La chiave dell'ufficio. Che sarebbe questo? Sì. La chiave dell'ufficio di Sarah Hawkins, ragazzi. Interessante. What the fuck? Oh mio Dio. Ed, non hai niente da dire a riguardo. Non hai niente da dire a riguardo, davvero. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Ok, interessante anche questo, direi. Sì, sì. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Che ne so, magari era un amico, però non hai niente, davvero niente da Sarah dire. Hawkins' agent was getting worried.
Seems she wasn't giving any signs of Da quando te ne sei andato e ti sei nascosto in un'isola sperduta, la tua arte ha attirato sempre più collezionisti. Ti prego di mandarmi dei nuovi quadri, ma va. Tutti che mi hai mandato così tetri e bizzarri toccano il profondo degli spettatori. Wow. Cioè, praticamente, sti quadri facevano così paura che la gente piacevano un casino. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Bella domanda, bella domanda. Allora, ragazzi, appena salvato la partita, per cui direi che possiamo approfittare e interrompere qua la nostra esplorazione di questa villa. Qua c'è un'altra porta. Adesso, ragazzi, è tutto troppo interessante. Vabbè, continueremo l'esplorazione la prossima volta, sempre se appunto, ragazzi, mi confermate che comunque questo gioco può interessarvi. Comunque l'investigazione è davvero molto intrigante. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!